vedremo intanto un'interpretazione, prima di tutto ci sono le motivazioni che mi dicono, ma qui ci sono gli avvocati, dovrebbero essere molto rapide, non lunghe come sono. Quanto? Massimo 10 giorni. Che da qui ai 10 giorni, è chiaro che sono state annullate due elezioni in condizioni molto diverse all'inizio della legislatura, e noi non ne abbiamo notizia di come si sia svolta questa fase intermedia, perché è vero che in questo caso è immediatamente esecutiva una sentenza, lo è immagino dalla pubblicazione delle motivazioni, è giusto? No, è dal dispositivo. Io credo, ma gli avvocati mi dicono cosa ne pensano. Io credo che, per almeno, se io fossi stata al posto di Cotta, se fosse stato un ricorso quando ha perso la mia elezione al presidente, io mi sarei comportata come una giunta in ordinaria amministrazione, e cioè non avrei convocato, cioè avrei gestito solo l'ordinaria amministrazione, e non convocherei il consiglio se fossi il presidente del consiglio, in attesa, e chiederei lumi al prefetto e al presidente del TAR. In secondo luogo, noi chiederemo invece politicamente, io penso che i parlamentari ci daranno una mano, noi chiederemo che il Consiglio di Stato non dia la sospensiva ma decida subito, e in questo modo non crei una, qui lo ricordava Aldo, non crei un'ulteriore situazione di difficoltà e di indecidibilità, cioè che si accelerino i tempi in modo che si sappia dove si va. Nel frattempo io suggerirei prudenza, e per quanto ci riguarda questo immagino noi chiederemo anche politicamente, in particolare al Presidente del Consiglio. Quindi noi ci consideriamo annullati, perché noi non presenteremo ricorso avverso il nostro annullamento. C'è stata addirittura di nuovo, perché forse, non lo so, però forse qualunque consigliere potrebbe ricorrere in quanto interessato, no? Quindi mi auguro non presenteremo ricorso, ci consideriamo annullati e attendiamo di capire meglio da chi ce lo spiegherà